Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Per chi non mi conosce, sono Daniele, un dropshipper appassionato di finanza personale e oggi voglio parlare con te su come diventare milionario. Resta con me. Ovviamente il titolo è una sorta di provocazione, finiti i video non sarai milionario, ma avrai la conoscenza, una riflessione su come poterlo diventare e ho deciso di fare questa riflessione insieme a te. Ma analizziamo. Ho voluto portare questa sorta di lavagna virtuale dove ho messo degli appunti e voglio analizzare con te. Ma prima di iniziare con la lavagna, vorrei parlare della differenza tra ricchi e poveri. Cos'è che distingue un ricco e un povero? Pensiamoci, che siamo tutti uguali, ok? Nasciamo con due braccia, due gambe, la maggior parte delle persone, con un cervello e con le stesse capacità. Certo, qualcuno può nascere in una famiglia un po' più agiata, qualcuno un po' più in una famiglia un po' più povera, ma questo comunque non è un fattore fondamentale. Sì, può essere limitante, però ci sono tante persone che da nulla sono diventate milionarie o miliardarie e tante persone che si sono mangiate un impero, che sono mangiate eredità. Quindi, come vedete, è tutto commisurato. Quindi, cos'è che differenzia un povero ricco? La mente, ragazzi, la mente e soprattutto le azioni, perché noi siamo il risultato di tante piccole azioni che facciamo giornalmente. Oggi voglio parlare con te delle azioni che possiamo prendere per raggiungere il milione di euro o comunque un patrimonio milionario ed sono azioni che alla fine finiscono nell'essere un gioco, perché questo, ragazzi, dobbiamo capire prima come funzionano i soldi, cosa sono. I soldi sono uno strumento che uso per barattare altri oggetti o semplicemente informazioni, per comprare informazioni. Se si capisce questo, se si capisce il meccanismo dei soldi, fare altri soldi è più semplice perché noi possiamo barattare soldi per altri soldi, ma ora andiamo a vedere un po' di cosa sto parlando. Io qui ho fatto degli appunti che reputo la base per capire i soldi. Questa, che è chiamato Scala Milionaria, che in realtà ho preso spunto da un altro youtuber americano di cui non ricordo più il nome, quindi se qualcuno l'ha già vista sappia che lo so che già qualcun altro l'ha fatta. Ma torniamo a noi. La Scala Milionaria, così l'ho chiamata, parte da 1000 fino a 1.240.000 euro, ok? Come vedete è a raddoppiare: 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128, 256, 512, 1.024, ok? Ora, la prima cosa da capire per il ragionamento che dobbiamo affrontare è dove ci troviamo in questa scala. Quanti soldi hai, ok? Hai 1000 euro, ti trovi qui. Ne hai 16000, ti trovi qui. Ne hai 256.000 metri qui, ok? Perché in base a dove ti trovi agirai in modo diverso. Se ti trovi sotto i 1000 hai altri problemi, va bene? Perché se non hai nemmeno 1000 euro di lato hai problemi più gravi di pensare a come diventare milionario. Devi innanzitutto farti un fondo emergenza, un fondo investimenti, devi cominciare a risparmiare. Probabilmente se lavori e non hai nemmeno 1000 euro di lato, hai un problema gestionale di soldi. Ma sono altri argomenti che non affronto in questo video, però dovresti lavorarci se ti trovi in questa situazione. Una volta che capisci dove ti trovi, puoi vedere quanto sei distante da un milione. Perché riflettiamoci, ragazzi: se hai 1000 euro e raddoppi, ne hai 2000, ok? Se ne hai 512.000 e raddoppi, hai 1 milione. Però siamo sempre lì, l'incremento in percentuale è uguale, è un incremento sempre del 100%, è un raddoppio. Quindi raddoppiare da 1000 a 2000 o raddoppiare da 512 a 1.024 non ha nessuna differenza. Il gioco è uguale, stai raddoppiando. Anzi, ti viene più facile raddoppiare grosse cifre, ma ora ci arriviamo. Quindi dobbiamo capire che è un gioco del raddoppio, da 1000 passa a 2000, da 16.000 a 32.000 e in no. 1, 2, 3, 4, in 10 raddoppi, 10 raddoppi, diventi milionario. Ok? E quanto è difficile passare da 1 euro a 2 euro? Se tu avessi solo 1 euro e devi per qualche motivo trasformarlo in 2 euro, devi raddoppiarlo, sono sicuro che ci riusciresti. Sono sicuro che il 97% delle persone riuscirebbe a raddoppiare quell'euro. Ok? Quindi
Perché le persone non diventano milionarie? Sono 10 raddoppi. Devi prendere 10 monete da 1 euro e raddoppiarle a 2 euro. Ovviamente non devi andare alla roulette a giocare al raddoppio. Ora ci arriviamo. Devi entrare nella mentalità che i soldi sono un gioco, va bene? È un gioco. Prendi i soldi e ci giochi, però devi sapere giocare, perché se non sai giocare, perdi. E la difficoltà che hai da passare da 1 a 2 è la stessa difficoltà che hai da passare da 128.000 a 256.000. L'incremento è uguale, non cambia, 100%, raddoppio. Il problema è che le persone, la maggior parte delle persone non sono abituate a ragionare ad alti numeri, sembrano grossi. Ma in realtà, se noi andiamo a ragionare in percentuale, è la stessa cosa. Quindi chiediti, riuscirei a raddoppiare 1 euro in 2 euro? Riuscirei a raddoppiare 5 euro a 10 euro? Se la risposta è sì, puoi diventare milionario, che ti bastano 10 raddoppi se parti da questa situazione. Una volta che hai capito in quale situazione ti trovi, se per esempio ti trovi che hai 32.000 euro di lato, magari hai lavorato un po' di anni e hai 32.000 euro di lato, sei 1, 2, 3, 4, sei 5 raddoppi, 5 dall'essere milionario. Ok? E non sono tanti, sono pochissimi. Se hai una casa, ok? Hai un asset che vale 256.000 euro, sei a 1, 2, 2 raddoppi dall'essere milionario. E molte persone in Italia hanno una casa, un asset. Non dico che devi venderti la casa e giocarti tutto, ripeto, stiamo parlando di mindset, dei soldi. Quando hai una casa che vale 256.000 euro, sei a due passi dall'essere milionario, eppure dentro di te ti senti magari ancora povero, ti senti lontanissimo da questo risultato. Invece sei solo a due passi, a due raddoppi, perché ricordo che la casa è un asset, ha un valore nel patrimonio. Essere milionari o avere un patrimonio non significa che è quello che viene nel conto in banca, anzi se li hai nel conto in banca fermi, hai la cifra che vedi, probabilmente stai facendo la mossa sbagliata, perché c'è l'inflazione, perdi denaro, sei a rischio. Quindi, ora che abbiamo capito dove ci troviamo e abbiamo capito come funziona il gioco, dobbiamo capire come agire, ok? Ci sono due principali modi di agire per raddoppiare i soldi o comunque per incrementare i soldi, perché ovviamente non devi solo raddoppiare. Il raddoppio è una concezione mentale, si va, non vai da 1000 a 2000, vai da 1000 a 1010, 1020, piano piano incrementi il capitale. Come agiamo? Ci sono due modi principali. Il business e l'interesse composto, ok? L'interesse composto probabilmente l'avrai già sentito nominare, probabilmente lo usi già. Quando utilizzi l'interesse che ricevi su un tuo investimento e lo reinvesti il profitto nella stesso investimento anno dopo anno, in modo da ricevere sempre più soldi dal tuo investimento. Invece di prenderti i profitti, reinvesti tutto più i profitti e si accumula. Per esempio, mettiamo che hai 10.000 euro, ok? E questi 10.000 euro metti 2.000 euro annuali, circa 180 euro al mese, ok? Per 35 anni al 5% di interesse medio, va bene? Dopo 35 anni avrai 244.000 euro. Ok? Sei partito 10.000 euro, hai aggiunto 2.000 euro annui, sono 70.000, quindi in totale hai messo 80.000 euro e ti troverai con 244.000 e non hai fatto niente, assolutamente niente. L'hai messi lì? Sì, certo, 35 anni è un lungo periodo, ma devi pensare a lungo termine. Tra 35 anni sarai in pensione, tra 35 anni sarai anziano e avrai bisogno di soldi. Ci devi pensare da ora, che è ora il momento di pensarci. Questo è un metodo, ovviamente il metodo più lento, ma anche quello più sicuro e quello che comunque devi integrare nel tuo piano, nel tuo piano del raddoppio. Poi c'è il modo che è più veloce, anche più rischioso, ed è il business. Io ho categorizzato il business in due rami principali, ovviamente ce ne sono molti altri, ma quelli più famosi, quelli che sono più utilizzati, sono il commercio e gli immobili. Tu mi dirai, ok, ma se mi trovo qui, come faccio con il commercio e con gli immobili? Ho fatto altri video, sia sugli immobili, uno su Airbnb, su come iniziare senza capitale, e sul commercio ci sono tanti modi per iniziare con poco capitale o senza capitale. Ad esempio nel commercio puoi usare il dropshipping, di cui parlo tanto in questo canale,
di cui sono forte sostenitore ed è un modo per iniziare. Io ho iniziato nel dropshipping investendo 0 euro, ok? Io ho investito 0 euro quando ho iniziato il dropshipping. Ci ho messo di più, sì, ma mi ha permesso anche di imparare, avere una curva più lenta di apprendimento, ma più specifica. Se io avessi iniziato investendo tanti soldi nel dropshipping, li avrei persi, perché ho fatto tanti errori. Quindi iniziare da zero mi ha permesso di andare molto lento inizialmente, ma di imparare e evitare errori quando i volumi si sono aumentati. Negli immobili puoi iniziare anche senza soldi, puoi fare l'intermediario, l'agente immobiliare, e puoi usare i subaffitti, devi avere solo fantasia. C'è gente che ha costruito imperi con i subaffitti, senza mettere capitale. Devi usare la fantasia. Questi sono i due rami principali su come crescere il tuo denaro, ok? Ragazzi, se hai 1000 sono solo 10 step. Ultimo argomento di cui voglio parlare, che è anche il più importante, è il mindset, la mentalità. Ormai mindset lo sentiamo dire ovunque, sono sicuro che lo conosci. La mentalità, come noi pensiamo e parliamo a noi stessi. Prima cosa, credici, ci devi credere. Tu non devi dire se diventassi milionario, non devi dire come potrò, devi dire quanto lo so. Ok, devi crederci, devi esserne sicuro, devi diventare un tuo obiettivo di vita. Cioè, non puoi fare come fanno tutti, voglio e poi finisce lì. No, ti devi impegnare giorno e notte, ok? È una cosa che se vuoi davvero ci devi spendere la tua anima, devi lavorarci duro e ci devi credere. Perché se dentro di te non ci credi, non lo raggiungerai mai, avrai tanti problemi, ok? Perché ti limiti con te stesso. Seconda cosa, rispetta il denaro, ok? Rispetta il denaro. Cosa intendo? La persona media, ok? Chi vorrebbe ma non fa, non si applica, denigra le persone che ce la fanno, denigra il successo, denigra i ricchi. Vede uno con una bella macchina e dice no, sarà la sua eredità, o vede uno con la bella macchina, sarà un truffatore, sa, cioè denigra. Oppure quando parla dei soldi ne parla come se siano il male, i soldi sono il male, i soldi rovinano il mondo, i soldi... No, rispetta il denaro. Se tu parli così del denaro, dentro di te, inconsciamente, ti stai limitando. Pensaci. Se io dico che il denaro è il male di tutto il mondo, se io dico che il denaro è il male della società, e poi vorrei fare il denaro, come posso? Cioè, andrei contro me stesso. Se io mentalmente dico che una cosa fa male, se io mentalmente dico che il denaro è una brutta cosa, mi limito perché io non voglio le brutte cose. Tu non vuoi del male nella tua vita. Quindi se il denaro lo reputi male, tu non lo avrai mai. Se tu ne parli male, inconsciamente spingerai oltre, spingerai via da te tutte le occasioni che ti si presentano per il denaro. Fallisci e continua. Questo è importante. La strada è lunga. La strada è difficile per accumulare patrimonio o per iniziare un business o per l'interesse composto, lunghissima, ma continua. Se fallisci e ti lasci andare, non hai fatto niente, forse non fa per te, limitati a quello che sai fare, alla tua busta paga e basta, perché le strade, questa strada, questi sono numeri, sono 11 numeri, ma in mezzo c'è sangue, sofferenza e fallimenti, ok? Magari arrivi qua, 64.000 e poi torni a 8.000 perché perdi quasi tutto. Magari arrivi a 512.000 e poi torni a 128.000, perdi tutto. Come è il gioco del raddoppio? Può essere anche il gioco del dimezzamento. Cioè, non è che vai solo avanti, puoi andare anche indietro. E questo, saremmo tutti quanti ricchi, saremmo tutti quanti milionari. Come vai avanti, puoi andare indietro. Quindi, quando fallisci, continua. Se torni a 8.000, niente, hai perso qualche step, non hai perso 54.000 euro, hai perso 1, 2, 3, hai perso 3 step, va bene? Pensilo in quest'ottica, è un gioco. Quarto e ultimo argomento, non spendere.
tu devi accumulare denaro, non spendere 6.000 euro, non ti comprare 4 paia di scarpe ultima moda, se hai 10.000 euro non ti comprare una macchina. Non dico che non devi spendere per niente, a tutti piace passarsi dei capricci, spendere, ma devi farlo ragionando. Se hai 60.000, ok, puoi affrontare una spesa di 2.000, 1.000 per passarti un piacere, ma se ne hai 2.000 non puoi spenderne 2.000 per passarti un piacere e farti piacere. No, non te lo puoi permettere. Non puoi. Sì, puoi. Se hai 2.000 di un viaggio ne spendi 2.000, ma poi da qua passi qua, hai problemi, ok? Se hai 64.000, tu vuoi comprare la casa e gli dai 64.000 di acconto, non te lo puoi permettere, non ti puoi permettere la casa. Lascia stare. Quei 64.000 rendono in più in altro modo, perché se tu dai 64.000 di acconto e comprati una casa da 256.000, torni qua, torni qui, dici sì, ho la casa a 256.000, no, non ce l'hai, ce l'ha la banca, tu ce l'avrai fra 30 anni e comunque paghi gli interessi, quindi non sarai 256.000, sarai molto più indietro, ok? Sarai qua perché paghi un sacco di interessi e non solo, pensaci, se hai 30 anni davanti, ok? E torni qua per poi tra 30 anni essere qui. Se tu in 30 anni questi 64.000 li avessi investiti in altro, in business, in interesse composto, mettiamo che tu devi comprare 256.000 euro di casa e lasci 64.000 di acconto per 25, per 35, ok? Mettiamo che devi comprare 300.000 euro di casa e lasci 64.000 euro di acconto per 35 anni di mutuo. Se tu li mettessi qua, ok? 10.000 per 35 anni, 5% sono 244. Se ne metti 64.000 sarebbero molti di più. Sarebbero molti di più. Forse arrivereste a milione. Ora non ho il conto fatto, ma sarebbero molti di più. E questo, non spendere. Investi in modo ragionevole. Ragazzi, spero che vi ho dato dei consigli ottimi anche oggi. Spero che questi appunti vi siano serviti. Continua a seguirmi, iscriviti e metti like così sarai aggiornato sui prossimi episodi della Scuola dei Soldi, perché da oggi faremo degli episodi sui soldi, su come gestirli, su come funzionano. Ciao, alla prossima!